Ben ritrovati a tutti a questo nuovo video di allenamenti per casa, sperando che sia uno degli ultimi e che possiamo finalmente ritornare in campo tutti insieme. Oggi vediamo un gesto di tecnica individuale che è il palleggio, molto importante sia per migliorare la coordinazione ma anche per migliorare la sensibilità del piede nel controllo della palla. Prima di vedere passo passo quali sono gli esercizi che ci consentono di migliorare il controllo della palla nell'esercizio del palleggio, vi suggerisco dei piccoli punti che possono essere utili anche per chi magari conosce bene questa tecnica del palleggio ma può migliorare la propria sensibilità con il piede meno abile. Il primo suggerimento è quello di colpire la palla nella fase di discesa del pallone. Il secondo suggerimento è invece la posizione della punta nel contatto con la palla. E fare attenzione a non direzionare la punta verso l'alto, altrimenti non ci consente poi di proseguire il palleggio, e nemmeno troppo basso, altrimenti poi la palla scorre in avanti. Quindi la posizione è neutra, quindi con la punta rivolta in avanti. E si colpisce con il collo del piede. Terzo e ultimo suggerimento riguarda la forza da imprimere alla palla, che deve consentire al pallone di non oltrepassare la linea del bacino, in modo tale da non poi metterci in difficoltà nel controllo successivo del pallone. Una volta che si è raggiunto una buona base di controllo di palla e quindi di abilità nel palleggio, possiamo inserire nuove parti del corpo all'interno del palleggio e, perché no, anche inventare delle sequenze di palleggio predefinite. Spero che questo video vi sia piaciuto e che sia soprattutto stato utile per migliorare la vostra tecnica di palleggio, soprattutto con il piede meno abile. Inventate voi la vostra sequenza di palleggio, taggateci nelle storie e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati.